Nel 2022 su 820 procedure sono stati effettuati 205 interventi di chirurgia coronarica, quindi bypass, con una mortalità dello 0,9%, quindi c'è stata una sopravvivenza del 99% dei pazienti, e su 513 interventi di chirurgia valvolare isolata aortico-mitralica c'è stata una mortalità dell'1,5%. Sopravvivenza che sfiora il 100%, quella post-operatoria del reparto di cardiochirurgia dell'ULS 3 di Mestre Venezia. Circa 850 interventi l'anno, 25% di bypass aorto-coronarico, il resto di chirurgia riparativa o sostitutiva della valvola aortica e mitralica, un'attività che si sta estendendo anche all'aorta ascendente e all'arco aortico. Effettuata da pochi centri in Italia e più in generale nel mondo, la chirurgia riparativa della valvola mitralica rappresenta un autentico fiore all'occhiello dell'azienda sanitaria veneziana. La chirurgia riparativa evita l'utilizzo di materiale protesico, ricostruisce totalmente l'anatomia della valvola nativa. Per quanto riguarda la mitrale, vengono posizionate delle corde tendine in Gore-Tex, esattamente la stessa struttura con cui costruiamo i nostri giacconi, che vanno a riparare le corde rotte della mitrale. Quindi il malato conserva la propria valvola, che è esattamente ripristinata alla normalità e alla funzionalità che aveva al momento della nascita. La stessa cosa la stiamo approntando, la stiamo elaborando anche per quanto riguarda la chirurgia aortica. Si tratta di tecniche operatorie i cui risultati hanno portato l'unità di cardiochirurgia veneziana a rappresentare un'eccellenza nel settore ufficialmente riconosciuta. Sui risultati che si misurano, per esempio sugli interventi di angioplastica o sugli interventi trapianti valvolari o di interventi sulle valvole cardiache, gli organi di controllo, Agenas in particolare, la scuola di Pisa, dove vengono dati degli standard di riferimento nazionali, noi ci posizioniamo su questi e spesso sotto a questi, vuol dire che il nostro lavoro è un lavoro di eccellenza.